andiamo a riposare. Che ti devo dire, se sono proprio obbligato. Almeno farmi leggere qualcosa, dai. Oggi è domenica, sì, dovresti guardare la TV per vedere cosa c'è. Vero? Esatto. Coltelli da cucina, coltello da cucina, serie perfetta. Miracle Blade, coltelli da cucina per due. No, però oggi abbiamo anche un'altra spettacolare offerta per voi. Second Made 24. Second Made, credo sia la bibita. Esatto, più Salt Neo 24, 7800 yen. Che dovrebbe ricaricarci qualche SP, ma... non mi sembrano siano buone scelte. Forse i coltelli. Dai, vediamo come sono. Se sono meglio dell'osso è un conto. Se sono peggio è andata così, punto. Li rivenderemo. Dobbiamo farci un po' di soldi. Oh, le piantine. Però non c'è nessuno, vabbè, chi se ne frega. Cavolo, ci ha messo poco il grano, eh. Una pianta di melanzana. Non so cosa faccia, però lo scopriremo tra poco. Peccato, a saperlo prendevo prima la melanzana, almeno vedevo cosa faceva. C'è Marie! Oh, che bello! C'è anche Rise! Oh no, Marie è più importante al momento, perché non la vediamo da un sacco. Ciao tesoro, scusami ma devo andare un attimo dentro. Devo prendere la persona adatta per te. Oggi Jack o' Lantern, abilità bonus di ghiaccio. È che al momento abbiamo pochi soldi. E le persone che abbiamo vorrei tenerle, perché cavolo, spendere soldi per prendere mietitore e shisha sono soldi che spendiamo inutilmente al momento. Lascerei perdere le fusioni e vabbè, compriamo Eone e basta per il momento. 5000 yen ci può ancora stare, dai. Dobbiamo anche metterci a fare le persone per Margaret, per iniziare ad abbassare sempre più i costi. Ma al momento ci servono i soldi proprio per fare queste cose, per ridurre i costi. Forza Marie, andiamo a farci un giro. Si rafforzerà presto, vuoi passare la giornata con Marie? Certo. Ico? Sì, andiamo. Marie sembra felice. Oggi andremo al Junes. Ho degli spiccioli, perciò c'è qualcosa che vorrei vedere. Hai deciso di accompagnare Marie al Junes. Junes. Incontreremo Yosuke? Alla ristorazione di Junes. Hai deciso di venire qui a riposare dopo aver portato fuori Marie. Beh, ma lei ci ha chiesto di venire qui, quindi... Ne. Ho sete. Voglio qualcosa da bere. Qualcosa che non sia dolce e che non sia acqua. Un tè amaro? Sì, sì! Teddy, ciao! Benvenuta! Wow, chi è questa ragazza? È la tua pollastrella. Sei proprio un ragazzaccio, eh? Pensavo gli tirasse un pugno, ti giuro. Che diavolo è questo affare? Si muove. Che schifo. No. Ah, che maleducata. Come puoi dire queste cose proprio a me, che sono tenero e piccino? Sa anche parlare. Ma di cosa è fatto? Questo Teddy è al 50% pura cordialità. Per volume si intende. E l'altra metà? Pelo di Teddy. Oh, cordialità e pelo. Eh già. Quindi dovevamo aspettare proprio Teddy per poter avanzare con Marie. E magari anche Rise. Magari dovevamo aspettare tutti e due. Oh, ehi, c'è Star e Marie-chan. Che fate questa volta? Un tour del Junes? Oh beh, se è quello che state facendo, sono proprio l'uomo che fa per voi. Benvenuti alla filiale Yasuinaba del Junes. Eh? Non mi serve un tour, ho già visto tutto. Wow, un bel due di picche per Yosuke. Ma piantala, non è niente del genere. Ehi, Yosuke senpai, senti, quel CD di cui ti parlavo. Questa chi è? Chi è questo vecchietto? Vecchietto? Kanji non è così vecchio, dai. Già, è più giovane di noi, credo. Ma che? È così che mi difendi? Kanji, ti sembra il caso di urlare? Pensavo fossi venuto a parlare con Yos... Oh, chi è questa stronza? E chi è questa troietta? Oh... Senpai, chi è questa ragazza? Cosa ci fa qui con te? Conosco questa persona. Ne parlava Margaret. La descriveva più o meno come qualcuno che nemmeno io posso gestire. Non era proprio così. Non è così. È qualcosa che persino io posso gestire. Non è poi così diverso. Sì che lo è. Yosuke senpai, ma che ha questa ragazza? Parli con me. Beh, Marie-chan, la compagna di Star. Cosa? La compagna? Scusa, mi sa che ho gettato benzina sul fuoco.
Ore? Eh? Ehi! Oh, ci sono tutti! Ore? Oh, c'è anche Mari-chan, ciao! La conoscete? Sì, l'altro giorno ci siamo divertite un sacco. L'altro giorno, orca puttana, parliamo quasi di più di un mese fa, mi sa, eh. Dovrei andare a rivedere un attimo le registrazioni, ma ne è passata di acqua sotto i ponti qui. Non mi sembra di averti vista a me prima d'ora. Da che liceo vieni? Però aspetta, sei anche più giovane di me. Da quale scuola media vieni? Scuola media? Che vorresti dire? Certo che sei maleducato, vecchietto. Perché colti a darmi del vecchietto? Sai, in effetti anch'io non so molto sul suo conto. Quanti anni hai, Mari-chan? Dove vivi? Sei qui in vacanza? Io... non ricordo. Yosuke, la stai spaventando, questa povera ragazza. Già, senpai, sei un gran maleducato. Ehi, sei stato tu a iniziare. Aspetta, ma che... cosa hai detto? Maleculato, oh no. vabbè, difendiamolo. Maleducato, dai. Per caso hai detto maleculato invece di maleducato? Kanji, Kanji, sei proprio un gran maleculato. Piantala, smetti di prendermi per... di prendermi in giro. Ah, dovevi proprio farmi pensare al tuo sedere. Cerca di essere un po' più oculato nell'uso delle parole. Un maleculato più oculato. Ecco appunto. Che cacchio hai preso alla rossa? Oh cacchio, stanno ridendo tutti di me. Sei rimasto in compagnia di Marie e dei tuoi amici. Oh. Passa un po' di tempo insieme e i tuoi amici tornano a casa. Sono persone bizzarre, non li capisco, sono chiassosi e si comportano in modo stupido. Troppo stupido, maleculato. Nonostante le lamentele, sembra che Marie si sia divertita. Ti senti un po' più in intimità con Marie, e meno male. Porca troia, ce n'è voluto di tempo, eh. Rango 5. La vita sociale di Marie ha raggiunto il livello 5 e Ona è migliorato. Hanno affrontato tutti il loro vero io. Sì, anche l'orsetto. Succo. Capisco. Anosa. Ma anche tu affronterai il tuo vero io? Pensavo che forse dovrei cercare di recuperare la mia memoria. Beh, uno di questi giorni. Sembra che si divertano. Anch'io voglio essere così. Oh, ti aiuterò. Sì, per favore. Io non so come fare. Hai deciso di aiutare Marie a ritrovare la memoria. Non ti sto chiedendo di aiutarmi adesso, ma quando verrà il momento voglio poter contare su di te. Oh, andiamo a casa. Ah, però passiamo dal fiume. Come mai? Vuoi vedere qualcosa di particolare? Parli del più del meno con Marie mentre la accompagna alla stanza di velluto. Boh, magari voleva vedere i pesciolini. Dojima non c'è stasera, peccato. Nanako purtroppo è ancora distante. Adachi è disponibile, ma no. Sembra che stasera non ci sia nessuno. Ah no, ci serve diligenza e conoscenza. E anche comprensione, giusto? Vediamo nei lavori part-time cosa c'è disponibile. Aumenta la tua diligenza. No, non ci serve. L'unico che aumenta la dialettica è questo, ma ci serve una comprensione alta. È stato aggiunto un album dei legami. Puoi accedere al divano per rivivere i ricordi insieme a degli amici. Oh, è bello che ti faccia vedere anche la differenza fra amante e amico. Bello. Che libri abbiamo, belli? Conoscenza e dialettica, che effettivamente ci serve. Però potremmo anche fare il traduttore. Aumenteremo la nostra dialettica con quello, ma a questo punto... beh, però così verremo anche pagati. Però a me serve la dialettica il prima possibile. Io proverei a fare questo qua del traduttore. Magari... ci becchiamo qualche soldo extra anche. Che poi, detto sinceramente, tutti quei lavori lì li facciamo all'inizio. Una volta fatti non ci serviranno più. Semplice. Ma guarda, piove oggi. Ora. Star-kun, buongiorno. Ehi, hai visto le previsioni del tempo? Smetterà di piovere nel pomeriggio, ma dicono che pioverà comunque tutto domani. Non sarebbe una buona idea controllare il canale di mezzanotte? Per sicurezza. La polizia sta cercando il colpevole, ma non è qualcuno che possono raggiungere. Andiamo a controllare. Sì, assicuriamoci che lo sappiano tutti, ok? Certo. Domani dovremo controllare il canale. Ehi ragazzi, hanno pubblicato i risultati degli esami. Oh, l'orrendo momento della verità. Vabbè, andiamo a dare un'occhiata. Hai deciso di controllare i risultati dell'esame. Che tanto, non ne ho preoccupazioni, quindi...
Dai, su, vediamo. Hai preso il voto più alto. Wow, sei un genio, Star. È fantastico. Sono felice come se anche io avessi preso un voto più alto. Gli amici con cui hai un'affinità sociale ti guardano con ammirazione. Senti di esserti avvicinato di più ai tuoi compagni di scuola. La pausa pranzo è quasi finita. Decidi di tornare in aula. Madonna mia. E ho anche preso un trofeo. Il primo della classe. Madonna mia. Pensavo servisse il rango massimo di conoscenza. Come l'ha aggiustato? Come cazzo te l'ha aggiustato quel macigno? Esatto. Otani senpai deshitakke? Hanamura to Otani-san, nanka atta no? Nanpa shippai shite tansha bukkou sareta desu yo. Oh no. Uwa, Hanamura masaka no Otani-san nara? No, no, no. Watashi ouen suru yo. Issai sonna hanashi shite nei daro. Natsu dokka ikou tte hanashi da yo. Umi toka sa. Densha ja tsurai kedo, bike nara tanoshisou. Ma ce l'avete solo voi due. Soieba zutto itte nai na, umi. Mabushii taiyō, kiramaku sazanami, koubashiku kawaii. Quel bellissimo corpicino in un costume. Hotobashiru nikushū. Lo so, non giudicatemi, va bene? Già sa, watashi tachi mo menkyō tochchan no wa dō? Datte. Ma io sono piccolo, non posso farlo. Ore ra no toshi ja muri nan da yo. Zannen, watashi tanjoubi sengetsu da mon. Don no. Kittane zo teme. Demo senpai no ushiro tte no mo shite gatai na. Oh Cristo. Vorrei vederla un'interazione fra la ipotetica fidanzata e Rise. Niketsu kinshi na. Kedo menkyō toru tte no wa ari da to omou ze. 1 shūkan ariya toreru shi. Sì, ma non abbiamo i soldi per lo scooter. Ryokan ni scooter aru. O shigoto yō no da kedo. Ecco. Watashi mo jimusho ga murai mono motte amashite ru kara karirareru to omou. Manager ni denwa shinakya da kedo. Che palle, non mi va di sentirlo. Jouken sorotte kitan ja ne? Satonaka wa nanka ne no? Io ce l'ho già lo scooter. Gensuki tte scooter no koto desho? 50cc nara nandemo ii tte. Nara aru kamo. Adesso c'ha un motorino 1500 di cilindrata. Moshikashitara karireru kamo. La vedi impennare in giro per le strade. Mashite iken janai ka? Zen menkyō totte minna de umi ikou ze. Quando è che Kanji fa gli anni? Esatto, manca lui. Jitto sasete kya? Nimotsu de ton daro. Ya zettei mitoshi nai daro sa. No. Daijoubu datte. Nosen no ga muri nara sharin demo tsukete kenin tte sunpō desu. Ma dai. Col rimorchio. Ima doko ka ni warai arimashita. Tutto è divertente. Kuma-san ni sharin. Roller skate. Oh Cristo. Niau. Kimeta. Watashi menkyō toru. Umi ka. Gravia tori ni ittari shita kedo. Private wa. E Kanji poverino. Ore ima daichi na koto ni kizuichitta. Moshikasutto kore nama risechi no? Yosuke, nama mizugi to. Stai buonino per favore, dai. Hito no inai tokoro de boyaite kureru? Esatto. Ne, senpai wa dare no mizugi sugata ga tanoshimi? Senza dubbio Kanji. Atashi? Soyu no kinchou shichau jan. Ma ureshii kedo sa. Ci è imbarazzata. Oh no. Toriaizu umi iku no wa kettei na. Amagi to Satonaka mo menkyō tore tte. Shitara bike de ikeru jan ka. No? Nara itchō yarimasu ka. Cristo. Oh! Oh! Ma Kanji, poverino, non gliene frega niente a nessuno. Andrei in spiaggia insieme agli altri.
Per oggi le lezioni sono finite, puoi solo aspettare che le indagini diano qualche risultato. Eh già. Allora, ci sono gli amici dello sport, c'è Yumi, c'è Yosuke. Cie, siamo a posto. Yukiko è qua, perfetto. Oh, c'è anche lui, che probabilmente non lo vedremo per un bel po' visto che la scuola chiude. Però... Quando è che chiude la scuola? A proposito, io e i miei chef stavamo creando un nuovo piatto l'altro giorno, ma ci servono degli assaggiatori, quindi mi hanno chiesto di invitare un po' di gente. Quando sarà il momento, perché non inviti anche Mari-chan? Magari non le piacerà, ma sono certa che sarà delizioso, perciò fatti dire se le interessa. E per il resto? Yukiko non abbia da fare, si rafforzerà presto. Andiamo. Santuario Tatsuhime. Yukiko ti ha portato qui dicendo di voler porgere i suoi omaggi. Oh, aspetta un attimo. Non ho preso la persona giusta, mi sa, eh. Aia, per tutti quanti. Capisco, è proprio da te. Ebbene, qua parla da sola. Ah no, sai che forse mi sa che ce l'ho? Non ho visto. みんながずっと元気でいられますようにって知恵もあなたもみんなもそれから旅館の人もそれからあなたにふさわしい私になれますようにってクリストこれからもみんなと一緒に元気で笑っていられますようにってじゃあ心を込めてお祈りしよう Questa è proprio presa bene. E a differenza di Rise, che si vede che c'ha proprio interesse, però in modo diverso, cioè nel senso Rise si vede che è interessata. Rise si vede che è interessata, ce l'ha totalmente con noi. Però lei è una crescita costante, il suo interesse verso di noi. Certo, è molto semplice, è partito solo devo cucinare queste cose qua e poi piano piano, sì. Però lei ha un interesse molto puro. Che magari anche Rise ce l'ha, per carità, però cazzo, ce lo dice talmente in modo aperto e puro che voglio essere una donna alla tua altezza, che cavolo, ti dispiace anche dirle di no, eh. Comunque non lascerai Nab, eh. Ma io te lo ripeto, tu dovresti andarte se non te la senti. Non c'è motivo di non farlo. Vedi, cazzo, alla fine, volente o nolente, diventerà sta cazzo di direttrice lei. Sì, ma cazzo, tu volevi andarti ed è un sogno giusto, è quello che non capisco. Perché questo passo indietro? Ti sorride con dolcezza, la tua determinazione la fa sembrare più matura. La sua, non la tua. Io apprezzavo invece che lei rimanesse fedele a se stessa e dicesse voglio andarmene. Punto, fine della questione. L'affinità sociale è arrivata al livello 9, papessa è migliorata, battaglia si è rafforzata, un colpo mortale al posto tuo. あのね、前から聞きたかったこと。どうして、どうしていつも一緒にいてくれるの? Yukiko è arrossita. Tuttavia hai già una relazione con un'altra ragazza. Chiedemoいいかな? Certo che mi piace da morire. Dirle questo sarebbe terribile. L'unica scelta ovvia. È una risposta cattiva che purtroppo non si merita. Socca. Già. そうだよね. そうだ. 用事があるんだった. Nessuna ragazza, in nessun persona probabilmente se la merita questa risposta. E ti dispiace dannazione, quella è la verità. Ti dispiace davvero dire una roba del genere? Oh, c'è Rise, ciao. Beh, potrei passare del tempo con lei, magari ci iniziamo già a portare un pochino più avanti. Ci serve qualcuno degli amanti, giusto? A proposito, come pensavo, non abbiamo una papessa, però mi sembra che sia andata bene, no? Mi serve qualcuno degli amanti. Chi abbiamo degli amanti noi? Regina Mab. Oh, wow. Ah, giusto, fammi vedere un attimo una cosa delle fusioni. Esatto, era esattamente quello che mi ricordavo, è lui. Bello questo. Io voglio Griffiths anche, comunque. E via, soldi che se ne vanno e che mai ritornano. Ciao Rise, come va? Oh?
Ah, senpai, mi sorprende vederti a quest'ora. Aiutavo a pulire il negozio, abbiamo finito però. Pare che Risa abbia del tempo libero, potrebbe apprezzare se le parlassi. Vuoi passare il tempo con Risa? Perché no? Sul serio, evviva, passerò del tempo con te. Risa sembra felice. Oh. Finalmente inizio ad abituarmi a dare una mano nel negozio di Tofu. All'inizio era un vero e proprio disastro. Non ho idea di quanto Tofu sia riuscito a rovinare. Schiacciavo sempre molto forte, probabilmente perché andavo in ansia all'idea di doverlo maneggiare. Ah, ma ormai io sono una professionista. Sembra avere un talento naturale quando sono lì. Non sei d'accordo? Sì, certo. Sei molto brava. Però sono ancora anni luce a livelli di mia nonna. Passa dal negozio e ti offrirò del tofu che ho aiutato a realizzare io. Oh, Risa sta sorridendo con sicurezza. Fino a poco tempo fa mangiavo crumble di tofu tutte le sere. Adoro il tofu, ma ne ho mangiato così tanto che ha iniziato a perseguitarmi in sogno. Mi darai del tofu adesso come regalo? È stato piacevole chiacchierare del più del meno con Risa. Senti che il tuo legame con Risa diventerà più profondo. Il legame con Risa si rafforzerà presto. È già così tardi. Scusa, devo tornare a casa. Oh, prima di andare, apri la mano, senpai. Pillola della longevità. Ta-da, sorpresa. Non te l'aspettavi, eh? Beh, buonanotte, senpai. Vabbè. Oyasumi, senpai. Oyasumi, anche a te. Oh, piove, giusto. Oggi dobbiamo controllare il televisore. Chi arriverà? 3, 2, 1. Senti degli studenti parlare. Nessuno. Le vacanze estive cominciano domani, e vai! Peccato solo per la pioggia, le previsioni dicono che pioverà fino a sera. Beh, domattina dovrebbe finire, chissà se domani avremo un bel cielo estivo sereno. Oh, beh, non è che avessi piani comunque. Magari provo a guardare Grandi Affari di Tanaka e vedere se c'è qualcosa che voglio. C'è qualcosa in quello spettacolo che mi fa sempre comprare qualcosa. Quello che fa dall'etere alla casa vostra, hai presente, no? Già. Quante volte? Vabbè. Va bene, capisco che siete eccitati per le vacanze, ma ora dobbiamo pensare all'assemblea finale in palestra. Non dirò nulla di sconveniente come chi so io, ma vi prego di fare come vi viene detto. Anch'io non vedo l'ora delle vacanze estive, ho già comprato il costume. Anche se, considerato il poco tessuto, chiamarlo costume è esagerato. Madonna mia, Kashigawi, voglio vederti. Beh, godetevi le vacanze estive, ragazzi. Oh, e non dimenticatevi di fare i compiti, intesi? Madonna mia, persona 5 Ryuji che non aveva fatto nulla. Oh, Cristo. Vediamo, 3, 2, 1, chi appare? Yumi. Sì. Ah, beh, effettivamente non ci vedremo per un po', tesoro. Vorrei passare del tempo con te. Scusa, sono solo stanca. Oggi è il giorno delle prove al club. Sai, mio pa... No, non importa, a dopo. Yumi si comporta in modo strano. Dovresti andare alle prove del club di teatro dopo la scuola. Sì. Sì, direi che è un'ottima idea. Lo farei volentieri se il gioco me l'avesse fatto fare fin da prima. O meglio, se non avessi avuto impegni più importanti. La cerimonia di chiusura si è conclusa. Oggi termina il primo quadrimestre. Puoi solo aspettare delle indagini abbiano risultato. È vero, però cavolo. Ragazzi, buona estate, ci vediamo. Io e te invece dobbiamo parlare. Ho bisogno di una persona del sole, vero? Tra parentesi, Risa dove cacchio sarà qua nella scuola? Vabbè, penso che oggi con la pioggia non ci sia a prescindere, però. Oggi c'è solo un bonus alle statistiche. Beh, oddio, non sarebbe neanche male. Va bene, Yumi, passiamo del tempo assieme. Oh, Star-kun. Oh, già, oggi ci sono le prove. Verrai? Si rafforzerà presto. Vai. Succo. Capisco, stai lavorando sodo, eh? Yumi abbozza un sorriso. Dovrei andare da solo alle prove. Devo andare in un posto. Magari faccio un salto dopo se riesco. Già. La dialettica è aumentata, che effettivamente ci serviva. Hai deciso di fermarti di nuovo all'ospedale. E a questo giro avanziamo, anche perché poverina, non la vedremo per tutta l'estate. Ospedale municipale di Naba, fuori dalla stanza del padre di Yumi. Senti la voce di Yumi provenire dalla stanza. Ecco, apri la bocca. Oh, è caduto. Non l'ho sbucciato io, è un pezzo di frutta già tagliata. Vuoi che ti faccia dei pezzi più piccoli? Sei sicuro? Ok, allora, vado a buttare questo. Oh, oggi avevamo le prove, vero? Sei venuto perché eri preoccupato per me.
Quando vengo a trovarlo, si sveglia sempre. Deve soffrire molto, ma non vuole prendere la sua medicina perché dice che lo fa addormentare. Dice che, dato che gli resta poco tempo, vuole stare sveglio il più possibile. Così può vedere me e la mamma. È così stupido. È un padre gentile alla fine. Mi ero dimenticata di lui ormai. Anzi no, avevo scelto di dimenticarmene. Di dimenticarmi che fosse un uomo gentile. Giocava sempre con me quando ero piccola. Yumi sorride, persa nei ricordi. Ha aspettato anni per farsi rivedere così, di punto in bianco, e mettere a soqquadro la mia vita, per poi sparire di nuovo. Non è giusto. Star-kun, grazie per essere passato. Ho paura. Ho paura di stare da sola, in quella stanza, a sentirlo respirare. C'è un tale silenzio. Non so mai quando esalerà il suo ultimo respiro. Sono contenta che sei venuto. Mi ha fatto piacere vederti qui. Io non so cosa fare, ma non voglio neanche avere rimpianti in futuro. Quindi per ora farò quel che posso. Sembra che tu sia riuscito a dare a Yumi un po' di sostegno. Senti che il tuo legame con Yumi si è rafforzato. Poverella, cioè, mettiamola in lore. In questo momento, questo è l'ultimo giorno di scuola. Lei passerà tutta l'estate qui in ospedale con lui. Per carità, giusto, eh? Però passerà tutta l'estate qui con lui. Se l'avessimo fatta prima, magari lui stava meglio, magari moriva. Per quanto è brutto quello che ho appena detto. Però almeno avrebbe passato un'estate serena. L'affinità sociale a livello 7, solo è migliorato. Oh, l'orario delle visite è quasi finito. Io rimarrò qui. Ci vediamo a scuola. Ci vediamo dopo l'estate. Si allontana, sembra disperata. Sei tornato a casa. Porella, porellina. Okaeri! Bentornato. Strano. Sto silenzio incredibile. Vabbè, giustamente dobbiamo guardare il canale di mezzanotte. Era da un pezzo che non pioveva tutta la notte. Dovresti dare un'occhiata al canale di mezzanotte. Vai, guardiamolo. Sta piovendo. Potrebbe apparire qualcosa in TV. Perderemo la nostra estate per entrare dentro il canale della TV, anche se, parliamoci, non la perdiamo visto che facciamo tutto in un giorno solo. Sì. E chi è quello? È il tizio che ci provava con Yukiko. Estremamente vivida. La ragazza ai piedi c'è un muro alle spalle. A parte che il muro è esatto. Sembra uscito da un videogioco. È chiaramente controllato. È chiaramente controllato. Cioè aveva gli occhi vuoti. Chi era? Yukiko lo sa bene chi è quello. O meglio, forse no. Forse non se lo ricorda. Esatto, sembrava controllato. Più che altro mi chiedo che rilevanza possa avere un personaggio del genere. Se dopo Moroka inizia ad apparire gente che non è mai apparsa in TV e che è solo, diciamo, gente comune intorno sempre in Aba, vuol dire che qualcosa di strano c'è. Teddy. Senpai! Sensei! Kuma! Hajimete uwasa no mayonaka televi mita kuma yo! Yappa kore, sakki no kono yokuatsu shiteru kimochi ni acchi no sekai ga kyoumei shite okiteru genshou kuma ne! Dareka ga satsuei shiteru toka janai tte, kore de hakkiri sukkiri shita kuma! Grazie! Dakedo sakki no ko, tabun mou acchi no sekai ni haitteru kuma! Dou suru kuma? Ci serve un piano! Non ha senso entrare a capofitto subito. Senti che Teddy ripone grande fiducia in te. Oh. Che patato anche lui. Spero che Teddy non dobbiamo fare niente di strano e che vada in automatico come confidant. Non per cosa, ma perché avere un altro confidant in più, cazzo, è sempre un problema alla fine. La Teddy si è rafforzata. Ora Teddy può eseguire un attacco concatenato in battaglia. Con chi? Boh. No, non è l'assassino, dai. No, Yosuke, non pensare queste cose. Non è l'assassino. 結論を急ぎすぎだな
明日すぐ集まってみんなで話そう。esatto。ピピッ。Chi è che ci chiama? È Chie. Ah, già to kakatta. Hanamura mo zutto denwa chuu de. Era in chiamata con me, tranquilla. Sacchi hanashite da no. Are te sa. Lei ha riassunto la conversazione con Yosuke e Teddy. Shitomeru shika nai yo ne. Asta sugu shugo shio. Che patata. Ha paura di stare da sola, vieni con me. Decidi di andare a letto presto. Oddio, presto, sempre relativo. Ma io ancora sono stupido, magari io. È il canale di mezzanotte, ma non appare solo a mezzanotte? Oppure è mezzanotte e loro dicono andiamo a letto presto, ma non è presto? Non capisco. Oggi è il primo giorno delle vacanze. Hai promesso di vederti con i tuoi amici a Junes. Affrettati nella ristorazione. E vai le nostre vacanze, ragazzi. Lisa e Tokuma sono lì per cercare. Noi siamo qui per una riunione di strategia. E, ieri, ma... Tutti hanno visto, no? Certo. Ho visto che Nekura era morta. Ho visto che era morto come un pesce con gli occhi di fuoco. Io mi chiedo se Yukiko si ricordi di lui, però. Una vittima. Tashikani, futsuni sono senmo ari nanda kedo. Ikinari hakkiri kao made utsutta kara itsumo to chigau na tte omotte. Certo, ma non è la non pensate sia lui, ragazzi. Futto yogitta no. Ano ko. No. Hannin nan janai ka. Boia. Tada no kancha kan nan da kedo tsunagaru nda yo ne. Ma poi non ve lo ricordate, l'avete già visto. Certo, una volta sola per carità, però. Morokin no ken de ashi ga tsuite shimei tehai. Sonna timing de kinou no terebi da. Omaki ni tsukamaete goran nante imi arige na chouhatsu. È palese che è stato incastrato e che quindi chiunque sia il vero colpevole l'abbia detto praticamente di sfogarsi, diciamo. Nanika no hyoushi de ano sekai ni haireru yōu ni narimashita. E-kun wa nanika no douki kara inochi o ubau mokuteki de hito o. No, aspetta, mi sono perso qualcosa. Lo chiameremo Shin, ok? 別の世界なんて警察には証明できない。それは絶対足のつかない最高の手口でした。ところがある時からテレビに入れても人が死ななくなってしまいました。仕方ないのでモロキンの時だけはテレビを使わず自分で殺しましたが足がつきました。指名手配された A 君には逃げ場がありません。ああ、もしかして。逃げ込むために自分からあっちへ行ったってことっすか? Questa cosa dell'andare subito a dire è lui, è stupida ragazzi, è stupida. Ah, sembri più sveglio di quanto sembri. Mukatsuku na omae. Beh, anche tu mi dai del... Ne state buoni voi due. Mada yoku wakaranai kedo, moshikashitara, Morooka sensei ni dake wa hontouni urami ga atta no kamo. Datte, ashi ga tsuku no o kakugo shite made jikkou shita wake desho?モローカ先生の時だけテレビが無関係なのもそう考えれば一応わかる。Sono tutti omicidi che non sono collegati a modo loro。ただあの子逃げ込んだ後はどうするつもりなんだろう。クマさんがここにいるってことはあの子出られないんじゃ。Magari può farlo da solo。まさかやけになって自殺しちゃう気とか。そういえばめちゃ暗かったし。いやそんなんじゃないな。犯人はテレビに入れた人間がこっちへ戻ってきてるのを知ってるはずだ。天城や幹事はともかく芸能人の理性が死んでないことを掴んでないわけはないだろう。つまり少なくとも出る方法があるってことを犯人は知ってる。Esatto。とにかくここまで来たら全部本人に聞くしかないだろう。じゃあ、dobbiamo entrare。先輩。ナイスタイミング。どうだった?ダメ、情報少なすぎて足取りつかめない。中に誰かいるのは間違いないんだけど。そうか。で、クモは?È rimasto dentro。まだ張り切って探してる。Esatto。なら俺たちは、あいつが誰なのかを確かめよう。あいつがどこの誰なのか、警察に追われてる容疑者ってのと、Ovviamente no, ragazzi, però。それさえわかれば、Ormai siete convinti di questo。だけってこった。そうだね。もしあの子が本当に犯人であっちの世界に行ってたら警察も手出しできないし。つまり俺らがやるっきゃねえってことだな。
Il gruppo è unito nel desiderio di risolvere il caso. Livello 7, perfetto. Chissà qual è la persona massima del matto. Lo scopriremo tra poco, probabilmente. Per fare progressi serve che servono altre informazioni su quel ragazzo. Dovete chiedere in giro, ovviamente. Dove però? Bella domanda. Dobbiamo trovare quindi delle informazioni su questo ragazzo. Quel ragazzo noi l'abbiamo visto, a parte con Yukiko, ma l'abbiamo visto qua durante fine settimana. E effettivamente parlava un po', diciamo, da stronzo. Ah, che caldo. Sarà massacrante venire a fare questo ogni giorno. Se abbasso la guardia rischio di finire male. Farò meglio mantenermi idratata. Per trovare il colpevole ci serve ancora qualche informazione. Su col morale, mettiamocela tutta. Ho un dubbio. Vediamo se... No, Ci ho sperato un attimino su Adachi. Ci ho sperato. Qualcuno dovrà pur sapere qualcosa di quel ragazzo. Ciao Kanji. Informazione sul sospetto. È complicato, sembra che nessuno ne sappia niente. E se invece di lamentarci andassimo direttamente alla fonte? Basta chiedere ad Dojima-san. È tuo zio, no? Di sicuro con te vuoterà il sacco. Forse Kanji ha ragione. Ma ti domandi se Dojima ti direbbe davvero qualcosa. Oh, sei tu, come va la pesca? Male. Beh, non ha tutti i torti effettivamente. Un po' è anche per quello che speravo in Adachi, sai? Ciao, scusami, non ti avevo visto. Un indizio sulle indagini? Ehi, ti avevo detto di non ficcanasare. Non ti dirò nulla. Merda, dove diavolo è finito Adachi? Non riesci a ottenere nulla. Effettivamente. Come va? Hai sentito nulla? Ah, beh, non possiamo farci niente. Non ci resta che cercare qualcuno che possa dirci di più. Adachi. Effettivamente allora la mia intuizione non era sbagliata. Tesoro, ciao. Mi vergogno di me stessa. Non ho resistito alla tentazione del ghiodo. Ovviamente sono in grado di raccogliere informazioni anche mentre mangio. Sembra proprio che la gente non sappia nulla dell'incidente. Proviamo con la polizia. Dionna mia, G. Ah, Yukiko, ciao. Star-kun, come fai a essere così brava a raccogliere informazioni? Vivo qui da sempre, conosco molte persone. È imbarazzante vederti riuscire così bene. Oddio. Mi impegnerò di più. Troverò di certo qualche indizio. Ah, se ho visto Adachi-san. No, non mi sembra. A proposito di Adachi-san, ultimamente va spesso al Junes, no? Non so se lo troverei lì anche oggi, però. Cazzo. C'avevo ragione fin dall'inizio. No, non c'è, dannazione. Adachi non lo troviamo oggi. Lo troveremo domani, magari. Ah, che caldo. Andare in giro in una giornata del genere è una tortura. Voglio una granita, un gelato, qualsiasi cosa, purché sia fredda. Però non ho tempo di svenire. Devo darmi da fare. Bravo. È duro stare fuori tutto il giorno, vero? Tutti quelli con cui provo a parlare scappano. Beh, vabbè, ormai mi ci sono abituato. Però stavo pensando, se cerchiamo informazioni sugli omicidi, la cosa più logica non è chiedere alla polizia. Qualcuno tipo Adachi-san, secondo me, sta rabattendo la fiacca qui intorno. Cazzo, io li ho girati tutti i posti, ma... Adachi che minga, forse stasera lo troviamo in giro. Leggi tutto per accelerare il raccolto di un giorno. Beh, oddio, non è la cosa più utile, ma vabbè. E niente, Adachi non c'è da nessuna parte. Altri confident non ce ne sono. Non ci resta molto da fare. Io farei... Giusto così, giusto per fare qualcosa. Ci andiamo a fare un giro in scooter. Vediamo dove arriviamo oggi. Magari troviamo qualche posto nuovo. E di nuovo questa galleria in culo al mondo. Siamo di nuovo ritornati qua, eh? Ma non c'eravamo già stati? Sei riuscito ad arrivare in spiaggia. Wow, bella. La tua statistica di coraggio è aumentata. Ora puoi viaggiare fino alla spiaggia di quella lì. Sei arrivato alla spiaggia, cosa vuoi fare? Guarda il mare e nuota. Vuoi passare la giornata a fissare il mare contemplando la vastità che si apre davanti ai tuoi occhi? No? Torniamo indietro? Vuoi vedere che adesso che possiamo pescare al mare riusciamo a trovare qualcosa di diverso? Giusto per curiosità di nuovo mia, proviamo ad andare a fare un altro giro con il motorino e vedere se ci fa scoprire altri posti. Non hai più motivo di girare con lo scooter. Quindi hai solo due posti, uno vicino e uno lontano, Beh, in realtà non mi è rimasto molto altro da fare. Potrei veramente pescare a questo punto. Hai solo una canna adatta alla pesca del fiume. Conosci qualcuno che abbia una canna da pesca di mare? No. Proviamo a nuotare? Vediamo cosa fa. Magari ci aumenta il coraggio. Hai nuotato da solo mentre gli altri si divertivano con gli amici. Chi?
Scoraggio aumentata. E gli amici chi? Bentornato, fratellone. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. Coltelli da cucina e caramella gigante e uno sticker premio. Vediamo sti coltelli. I coltelli da cucina, esattamente come immaginavo, sono più deboli delle ossa. Però danno 10 di forza. La madonna. Però il critico, cazzo. Torniamo indietro nel tempo. Nuotare non ci serve una sega. Zero, totale. Facciamo l'unica cosa utile che possiamo fare in una giornata del genere, allora. Parliamo con la volpe. Tanto prima o poi, anzi tra la... Tanto tra poco dovremo entrare di nuovo nel mondo della TV, quindi se riusciamo a farci già abbassare il prezzo della volpina... Yip! Eccomi! La volpe ti ha portato l'eva col desiderio che hai esaudito, probabilmente preoccupata per l'esito. Hai detto alla volpe che hai esaudito il desiderio scritto sull'ema. La volpe sembra vivace. Evviva! Soldi, soldi! Sì! Sono dentro! Yeah! Osserva la cassetta delle offerte che sembra soddisfatta. Se ci venisse a sapere, sì. Yeah! Oh. Percepisci la gratitudine della volpe. Però io non riesco a capire. Sono abbastanza sicuro che l'altra volta mi avesse curato sia SP che HP. Questo giro però mi ha curato solo gli SP. Vabbè che curando gli SP posso io curare gli altri, poi mi ricarico di nuovo gli SP pagando di meno. Dato che il tuo legame con la volpe si è rafforzato, ti farà uno sconto, perfetto. Hai passato del tempo con la volpe, accarezzandogli la testolina così. Si sta facendo tardi, hai deciso di tornare a casa. Certo, come ho detto, essendo andato in motorino è stato comunque un vantaggio perché abbiamo scoperto un nuovo posto. Però nel concreto, meh. Il diavolo, ce l'abbiamo? No, perché credo... No, no, ce l'abbiamo, che cavolo dico. Ero sicuro di averlo fuso con qualcuno. E andiamo a lavoro, che tanto un po' di soldini non ci fanno schifo. Succube il diavolo, si rafforzerà presto, vuoi lavorare all'ospedale? Certo, hai deciso di lavorare all'ospedale. Perfetto. In un corridoio dell'ospedale municipale di Naba. Pulisci alacremente i corridoi bui e silenziosi. Credi di aver sentito qualcosa in fondo al corridoio. Decidi di far finta di nulla e continui le pulizie. Il coraggio è aumentato. Signora, buonasera. Orca miseria, sono vecchia. Vedi una signora anziana vestita a lutto. È reale? Salve, giovanotto. Oh, cielo. Oh, perdonami. Sembra che la vecchietta guardi verso di te. Me ne vado, non ti preoccupare. Non ti disturberò. La vecchietta se n'è andata. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. In una stanza vuota dell'ospedale municipale di Naba, Sayoko ti ha trovato e ti ha portato qui. Ben fatto. Potresti battere la fiacca e fare un lavoro affrettato, e invece ti stai impegnando seriamente, eh? Perché ti fai un lavoro del genere? Per starti vicino, no. Per le zemani. Ah, sei uno studente al verde. Allora credi che sia il caso di farti trovare con una ragazzaccia come me? Comunque, un ragazzo non dovrebbe perdere tempo pulendo i vetri di un ospedale. Molte ragazze piangerebbero se sapessero che fai lavori simili. A proposito, dimmi, ce l'è la ragazza? Ok, faccio un attimo un po' lo spavaldo del cazzo. È qui di fronte a me. Io? Dovresti lavorare di più sulle frasi che usi per rimorchiare. Non hai occhio per le ragazze? Sì, sembra imbarazzata. I liceali sono troppo giovani. Sono appena 10 anni, ma sembra un'eternità. È come se brillassero. Senza questa... come si chiama? Invidia? Quindi magari è per questo che... Voglio vederli schiacciati dalla vita. Wow! Scherzavo, ovviamente, almeno in parte. Mi state sul cazzo, capisci cosa intendo? È meglio se la smetti. Oh, te l'ho già detto, sciocchino. Questa reazione la trovo irresistibile. Sayoko sorride maliziosa. Dobbiamo farla stare al suo posto, sta stronza. Ora devo andare, ho un sacco di lavoro arretrato, ma non posso farne a meno, perché sei troppo carino. Sayoko sorride soddisfatta, senti l'affetto malizioso di Sayoko nei tuoi confronti. Ma... oddio. Sono sicuro che questa si farebbe sbattere in tutto quanto l'ospedale. Scusa se ti ho disturbato mentre lavoravi. Continua così, ok? Ciao. Hai finito il tuo lavoro e sei tornato a casa. Hai guadagnato 5.000 yen. Che sono pochi, però... al momento è tutto quello che possiamo avere.
La nebbia arriverà dopo vari giorni di pioggia. Devi prepararti ad agire. Devi procurarti informazioni per Rise. Eh già, se solo sapessimo dov'è Adachi. Oh, Adachi, ciao. Ah, credo proprio che resterò ancora un po' qui prima di andare. Ah, mi hai spaventato. Non farlo mai più. Eh? Cosa stavo facendo? Oh, ecco, stavo indagando. Lo dirò a Dojima. Per caso Dojima ti ha detto qualcosa al riguardo? Non diglielo, per favore. Aspetta, cosa? Indizi per acciuffare il sospetto. Se ti dico qualcosa, manterrai il segreto. Ok, in realtà sto parlando da solo, ma sembra che lavorasse part-time nell'area commerciale. Dov'era? Oh, non mi sembra che me l'abbia detto. Adachi ha condiviso volontariamente alcune informazioni con te. Doveva lavorare di preciso... Dove lavorava di preciso il ragazzo sospetto? Boh, scopriamolo. Hai chiesto se c'era uno studente che lavorava qui part-time. Dove l'hai sentito? Gli avevo detto di non dirlo a nessuno. Comunque sì, ha lavorato qui per un breve periodo, ma è stato tempo fa. L'avevo messo a tagliare la carne, ma si è annoiato presto del lavoro. Ah, ricordo che aveva degli occhi neri. Cos'altro? Ah sì, ha detto anche che la persona che lavorava qui prima di lui era un suo compagno di classe delle medie. A volte lo vedo ancora in giro. Il suo compagno, intendo. Forse puoi provare a parlargli quando lo vedi. Non so se lo troverai oggi, ma di recente si è tinto i capelli di castano chiaro. Dovresti riconoscerlo facilmente. Hai trovato una pista per il ragazzo. Se riesci a trovare quel suo compagno di classe dei capelli castani chiari, forse otterrai più informazioni. Castani chiari, eh? Beh, oddio, ce n'è uno. Penso sia lui. No, non è lui. Peccato. Un ragazzo dei capelli castano chiaro, eh? Ah, già, aspetta. Già che tanto non ci fa perdere tempo. Ecco. La volpe ti ha portato un'ema con un desiderio, scritto con una calligrafia austera e virile. Non ho nulla per cui esitare, voglio provare ancora la gioia di vivere. Sembra che la volpe voglia che tu esaudisca invece il desiderio scritto sull'ema. Forse spera che sì. Se esaudisci il desiderio, il rapporto con la volpe potrebbe rafforzarsi. Un senso a questa vita. La volpe sembra felice. Quindi un uomo virile che è stanco della vita, eh? Non è che sei tu. È un bel negozio, vero? L'aveva aperto mio padre e io l'ho fatto chiudere. Ai bambini di oggi non interessano i modellini. June sa tutti i giocattoli che vogliono. Non posso competere. Un tempo i bambini venivano a esibire i loro modellini e facevano a gara chi costruiva il più bello. Il negozio era pieno di vita. Ah, che bei tempi. L'uomo sospira e allontana lo sguardo. Tu sei il padre della ragazza che ho aiutato a trovare la tavola? Forse è stato lui a scrivere la richiesta sull'ema. Vuole trovare qualcosa per cui vivere. Mi dispiace per i giocattoli rimasti al negozio. Vorrei venderli completati, ma se mi mettessi a montarli io sarebbe ancora più patetico. Quei modellini sarebbero molto più felici se fossero un ragazzo come te a ultimarli. Magari assemblare uno dei modelli farà tornare quest'uomo alla voglia di vivere. Va bene. Lo faresti? Hai già dei colori da modellismo. Tronchesine? Sai come usare lo stucco? Oh, qui ho le penne da rifinitura. Quest'uomo è chiaramente su di giri al pensiero che costruirà un modellino per lui. Tieni, prendi questo. Quando l'avrai finito, vieni a farmelo vedere. Hai ottenuto un modellino incompleto. Puoi usare il tavolo della tua stanza per assemblarlo. Ed eccoli qua i lavoretti. Ok, dobbiamo trovare un tizio con i capelli castani. Anche se il gioco ci ha detto che oggi probabilmente non lo troveremmo. Un annuario? Dubito che tu voglia vedere il mio annuario. Una cosa del genere ti conviene chiederla a uno studente. Un gruppo di studenti chiassosi si riunisce nella zona sud dell'area commerciale il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Domani, quindi. Li ho sentiti urlare, i corsi privati fanno schifo. Immagino che li debbano seguire il martedì, il giovedì e il sabato. Quindi li seguono oggi ma ci sono domani? Domani sera? Non ho capito. Vabbè, in sostanza... Cazzo faccio oggi? Che non c'è nulla! Tutti i miei confident sono a risolvere sto caso del cazzo, non c'è nessuno con cui andare. Vecchio, non è che hai una canna da pesca? No? Mi faccio un giretto al caffè, visto che l'altra volta sono tornato indietro nel tempo. Anche se 5.000 yen adesso come adesso, vabbè. Vabbè, tanto prima o poi ci dovevo passare di qua. Magari più volte viene più l'effetto è migliore, chi lo sa. Bentornato! Oggi puoi lavorare come custode all'ospedale. Eh già, però andiamo a vedere se ho capito bene quello che intendeva la ragazza. No! È domani che ci saranno. Vabbè, andiamo all'ospedale. Hai deciso di lavorare all'ospedale. Dai, la sera di oggi ci rifacciamo del caffè che abbiamo preso oggi. Il coraggio è aumentato. C'è ancora la vecchia? Orca miseria. La vecchia vestita in lutto è di nuovo lì. Ragazzo, hai mai conosciuto la morte? Buonasera.
Scusa ancora per l'altra volta, quando ti ho visitato in quel modo. È solo che somigli molto a una persona che conoscevo. La vecchia sorride con dolcezza. Lavori qui? Sono uno studente liceale. Oh, cielo, capisco, che meraviglia. Ho un nipote della tua età, oggi tornerà a casa però. Ora che ci penso, questo incontro è provvidenziale. Tuttavia, non tornerò più da queste parti. Come mai è venuta qui? La città è piccola, potremmo incontrarci ancora. Mi piace godermi il sole e arriva al fiume nei giorni liberi. Il fiume scintillante è uno spettacolo. È così piacevole che mi mette tristezza. Ora devo andare. Salve signora. Sono sicuro che lei è un arcano, signora. E che lei sia la morte. Oh Gesù. Ara, ecco. Eccoti qua, tempismo perfetto. Quella stanza deve essere messa in ordine. Potresti... Oh, al diavolo, entra. Dai che c'ho voglia, spogliati. Ok, ora è tutto in ordine. Il paziente che occupava la stanza qui ci ha lasciati da poco. Devi lavare il pavimento. Non chiedermi cos'è successo. E preferisco non saperlo. Stavo scherzando. Il paziente è stato dimesso oggi. Ha rischiato la morte ma si è ripreso. Sayoko sorride maliziosa. Era un bravo paziente, ascoltava sempre quello che gli dicevo. Inoltre, pur essendo giovane, era il preside della sua azienda. Era bello, indipendente e non si lamentava. Voleva tornare a lavorare, disperatamente. E grazie al suo impegno è stato dimesso anche prima di quanto avessi previsto. Si è inchinato felice dicendomi grazie per esserti presa cura di me. Poi si è voltato e se n'è andato via. Ha detto di amarmi e altre cose assurde. Ah, se ne vanno tutti. Hanno bisogno di me solo finché sono pazienti. Alla fine se ne vanno tutti. Così è la vita. Un ragazzino che parla così. Sayoko fa spallucce. Devo esserti sembrata pazza? Dimentica quello che ho detto. Chiederò a un altro inserviente di occuparsi della stanza. Torna a casa. Le strade sono buie. Non dovresti essere qui. Non dovresti farti beccare da me. Sayoko ti rivolge un sorriso abbozzato. Senti di aver intravisto parte dell'io interiore di Sayoko. In pratica all'inizio parte tutta a mille. Adesso piano piano sta spegnendo, piano piano mostrandoci che è effettivamente un'infermiera triste. Ottimo lavoro. Hai finito il tuo lavoro e sei tornato a casa. Hai guadagnato 5.000 yen che ho speso per un caffè stupidissimo, tra l'altro, per ottenere una carta di merda. La nebbia arriverà dopo vari giorni, sì. Allora, visto che tanto non c'è molto da fare, io vorrei provare a fare il modellino, ti giuro. Hai deciso di costruire un modellino. Hai assemblato in silenzio anche i pezzi più piccoli. La diligenza è aumentata. Hai quasi tagliato un pezzo che non andava toccato. Wow. Il modellino è ancora incompleto, continuerai a lavorare più tardi. Giorno, sera. Oh, sei sceso. Oggi puoi lavorare come custode. Sì, è vero, ma prima. Oh, ciao Yumi. Scusami, ma non ho tempo da dedicarti, purtroppo. Dove sono i ragazzini? Che palle. La tizia ci aveva detto che appaiono il martedì, il venerdì o il giovedì, ma non c'era né ieri né oggi. Ah, ma non ha detto che si incontravano la sera, allora, scusami. Vuoi vedere il mio annuario? Oh, stai cercando lui. Vuoi vedere la sua foto? Vuoi vederla, vero? Beh, il tuo giorno fortunato. Io e il mio amico la stiamo mostrando a tutti. Ne vuoi una copia? Perché la state mostrando a tutti, scusami? Il ragazzo della foto è senza dubbio quello che hai visto sul canale di mezzanotte. C'è un nome sotto la foto. Mitsuo Kubo. Wow, Kubo, esattamente come The World End With You. Dunque, questo è il nome del ragazzo sospetto. Dovresti andare a dirlo a Rise. Quindi possiamo entrare nella TV? Ma poi perché la state distribuendo in giro? Ma siete dei bulli di merda!